Vai. Ok, vabbè, l'argomento lo sapete tutti, i colleghi poi vedranno il video, lo vedranno tramite i canali di VideoM. La Confcommercio, Roberto, la presidente Roberto Massa mi ha chiesto amichevolmente di organizzare questa conferenza stampa, questo video in cui commercianti di Martina Franca che aderiscono a Confcommercio e all'associazione Orica e al comitato di via hanno bisogno di dire, esercenti. Sì, esercenti devono fare delle comunicazioni alla città, quindi io lascio la parola direttamente a Roberto Massa, presidente di Confcommercio Martina Franca. Sì, intanto grazie di queste vie brevi organizzate abbastanza velocemente. Massimiliano, ringrazio te come anche gli altri colleghi che sono intervenuti in questo momento a questa conferenza stampa. Il motivo della conferenza stampa è abbastanza noto perché poi se ne parla fin da quando è stata emanata, quindi ieri, 26 novembre 2020, e quindi l'ordinanza sindacale numero 59, a firma del nostro sindaco. Premetto che non voglio entrare nel merito dei contenuti dell'ordinanza sindacale, perché possono essere condivisibili, considerata l'emergenza o i dati che ci dicono sono in aumento, anche se non abbiamo una contezza fondamentalmente precisa. Noi siamo qui per spiegare il nostro, per esprimere il nostro risentimento, soprattutto sui modi con cui questa ordinanza è stata emessa. E non è la prima volta, purtroppo, perché ci sono state altre circostanze che abbiamo anche fatto presente, sempre nei nostri modi costruttivi e garbati, all'amministrazione comunale e alla giunta in particolare. Non è la prima volta e quindi ci ritroviamo a essere costretti a dire un po' pubblicamente qual è la nostra posizione. Il provvedimento è un provvedimento molto, diciamo così, significativo e impattante sulle attività che rappresentiamo, e vorrei ricordare che qui ce ne sono rappresentate alle mie spalle, chiaramente siamo in presenza singola con il dovuto distanziamento, più di oltre 450 attività insistenti sul territorio di Martina Franca, e quindi abbiamo il dovere di esprimere una posizione ufficiale rispetto alla modalità di condivisione di questa ordinanza sindacale, anzi alla non modalità di condivisione, perché noi abbiamo preso coscienza di questa ordinanza come tutti quanti voi in maniera ufficiale e pubblica, e quindi ci rammarichiamo del fatto che non sia stata concertata preventivamente con le associazioni di categoria, soprattutto perché investe i nostri settori. I nostri settori, è inutile dirlo, vivono un periodo drammatico, non un momento, ma un periodo che è cominciato a marzo, come ben sappiamo, con tre mesi sostanziali di lockdown, che ha visto un parziale ritorno alla normalità durante l'estate e purtroppo una esplosione delle problematiche legate alla pandemia, così come era stato ampiamente previsto da ottobre. Per cui oggi ci ritroviamo in una situazione in cui sostanzialmente la misura è colma. La misura è colma perché riteniamo che il nostro atteggiamento sia stato sempre e costantemente costruttivo, sempre teso alla concertazione costruttiva sui provvedimenti che di volta in volta potevano essere emanati, e sostanzialmente però purtroppo anche in questa circostanza abbiamo avuto la conferma di essere abbastanza invisibili agli occhi della giunta comunale. Lo possiamo dire con forza, siamo invisibili, perché un provvedimento del genere in altri comuni vicini e meno vicini a Martina Franca è stato doverosamente condiviso, preventivamente concertato e discusso con le associazioni di categoria, se non altro per dare un contributo positivo alla disamina di problematiche che evidentemente anche in questa ordinanza sindacale non sono state prese in considerazione. Volete un esempio concreto e pratico? Ovviamente voi sapete benissimo che da circa un mese, da più di un mese, stiamo soffrendo in maniera molto molto importante tutte le categorie qui rappresentate. Sappiamo tutti che questo fine settimana, per esempio, è un momento in cui c'è un avvenimento legato alle vendite che è molto importante, che si chiama Black Friday, che è un avvenimento che noi, per esempio, non amiamo particolarmente, ma che in questo momento, in questa circostanza,
poteva essere un momento di sostanziale piccolo rilancio dei consumi sulla nostra città. Tant'è che tante delle nostre attività si erano organizzate in tal senso. Oggi veniamo invece a conoscenza che anche questo, che è solo uno degli aspetti, non è stato preso in considerazione. Ci vediamo calare dall'alto una ordinanza che ci impone di chiudere alle 19 le nostre attività, sostanzialmente con anche l'impedimento all'asporto per le attività legate alla ristorazione e dintorni. E quindi ci chiediamo: ma è mai possibile che gli unici provvedimenti che vengono posti in essere sono quelli legati direttamente o indirettamente alle attività commerciali, alle attività della ristorazione e dintorni? È mai possibile che ci si ricordi delle nostre attività solo nel momento in cui ci si chiede dei sacrifici che siamo sempre stati pronti a fare in nome della tutela della sanità pubblica? Il punto non è questo. La sanità pubblica va tutelata. Di limitare al massimo, contenere, cercare di azzerare i decessi è un dovere di tutti quanti, un dovere sociale, è un dovere cercare di contenere il diffondersi della pandemia, ma è un dovere anche fare in modo che le attività produttive sentano la vicinanza della città, dell'amministrazione comunale in particolar modo. Ed è, riteniamo che sia doveroso quantomeno coinvolgerci preventivamente prima di assumere decisioni di questo genere. Ci è stato detto, per le vie brevi, considerate che i contagi sono in fortissima crescita, quindi è un provvedimento d'urgenza. Allora io mi domando e dico, siccome è un provvedimento di ieri giovedì e martedì pomeriggio i nostri delegati delle nostre sigle sono stati presenti a una concertazione per decidere il riavvio del mercato settimanale, e considerato che sono state prese tutte le misure di sicurezza e che giustamente il mercato settimanale è stato possibile riavviarlo perché il nostro sindaco ha considerato che ci fossero le misure di sicurezza, allora ci chiediamo: cos'è cambiato da mercoledì a giovedì? È possibile che giovedì all'improvviso nei nostri negozi dalle 19 in poi non siano più garantite le misure di sicurezza? Non mi sembra possibile. Le nostre attività si stanno comportando egregiamente nel cercare di contenere gli effetti di questa pandemia. Abbiamo investito nelle nostre attività. Tutte le attività qui rappresentate presenti hanno investito per la tutela propria dei titolari, dei dipendenti e soprattutto degli avventori. L'abbiamo fatto, continuiamo a farlo e continueremo a farlo. Il punto non è questo. Il punto è che sappiamo perfettamente che i contagi avvengono soprattutto in famiglia e avvengono in luoghi di forte assembramento. Ridurre gli orari dei negozi senza una preventiva concertazione, che noi stessi avevamo richiesto qualche giorno fa direttamente in una call conference con la presenza del sindaco, dove si toccava il tema legato alla grande distribuzione, quindi ai supermercati, ci siamo messi a disposizione per cercare di trovare un modo per omogeneizzare gli orari delle attività sul territorio in maniera collaborativa. Non siamo stati chiamati ad esprimerci su questo. Abbiamo dovuto ancora una volta accettare un provvedimento che viene dall'alto. A noi non sta bene. Assolutamente non ci trova d'accordo. Avrebbero dovuto convocare noi, avrebbero dovuto convocare anche i sindacati. I sindacati hanno un ruolo molto importante e riteniamo giusto che siano convocati anche loro nelle sedi opportune e sui tavoli istituzionali. Non si può dire che è una richiesta che è arrivata, come ci è stato detto, per le vie brevi. Non si può dire che sia stata una richiesta arrivata dalle stesse attività commerciali. Non è vero, perché se riteniamo che la concertazione termini nel momento in cui qualche componente della giunta incontra un esercente fuori dalle proprie funzioni al bar o in qualche luogo che non sia un tavolo istituzionale, ritenere che la concertazione si diluisca, finisca i suoi effetti di fronte semplicemente ad un caffè, allora non va bene. C'è qualcosa che non è chiaro. La cosa che deve essere chiara è che le associazioni di categoria debbono essere convocate sempre quando gli argomenti intervengono direttamente sulle proprie attività. Noi stiamo soffrendo enormemente. Abbiamo una funzione sociale in questo momento, molto importante,
che è quello del mantenimento anche dei posti di lavoro con grandi sacrifici. Le nostre finanze stanno terminando e i nostri magazzini sono pieni, le nostre celle frigorifere sono piene. Quali sono i provvedimenti che si mettono in campo per andare incontro a queste situazioni, a queste problematiche che abbiamo esposto a più riprese? Perché non è che in realtà la concertazione manchi. La concertazione la si fa molto spesso su argomenti di secondo o di terzo livello. Poi le decisioni vengono prese altrove e ci troviamo di fronte a una condivisione che è ben altra cosa rispetto alla concertazione. La concertazione prevede un incontro sui tavoli istituzionali. Prevede che si mettano a terra tutte le problematiche. Se mi consentite, abbiamo l'etica, la preparazione, la competenza anche per fornire dei suggerimenti al fine di prendere le dovute decisioni, di concertarle nel modo opportuno e di comunicarle nel modo opportuno. L'ordinanza, ripeto, io non la metto in discussione, seppure crediamo che sia stata pensata male e scritta peggio, ma questa è un'altra discussione, è un altro fatto. Ritengo che non ci si possa neanche nascondere dietro una, diciamo così, un momento di emergenza. Sappiamo tutti che stiamo vivendo un momento di emergenza, ma il momento di emergenza è anche una fase e un momento in cui possono venire fuori due cose: o una visione chiara e delle competenze messe in campo, oppure può essere l'ombra dietro la quale ci nascondiamo per assumere provvedimenti che sono pensati male e scritti peggio. Questo è il problema. Noi siamo sempre stati a disposizione, ancora oggi diciamo che siamo a disposizione, ma qualcuno ci dovrà pur chiamare per dare il nostro contributo fattivo e operativo. Dimmi, Luciana, scusami. Dire? Bene, abbiamo sentito appunto Roberto Massa, che è il presidente della Confcommercio. Non avete accettato di buon grado questa ordinanza sindacale che è stata presa forse troppo in fretta e furia, no? Senza magari ascoltare prima voi, che siete proprio le persone, insomma, protagoniste in questo momento molto critico. Sta comunque che i casi a Martina Franca sono tantissimi, circa 400 casi di positivi. Ecco, quali suggerimenti vorrebbe dare appunto il presidente della Confcommercio a questo punto al sindaco di Martina? Ecco, parliamo di costruire magari o di rivedere questa ordinanza in una maniera che possa tutelare intanto i cittadini affinché il Covid non prenda piede più di quanto non lo abbia già preso. Guarda, Luciana, ti rispondo subito. Potrebbe venirvi incontro questa amministrazione? Ti rispondo subito. Io, come ho detto prima, non voglio entrare nel merito dell'ordinanza, perché non voglio sostituirmi alla figura del sindaco di Martina Franca, che in questo momento è il buon padre di famiglia della nostra comunità. Quindi non mi permetto di dire al sindaco cosa dovrebbe o non dovrebbe fare. Lungi da me. È lungi da me che qualcuno cavalchi queste nostre osservazioni, sia esso di maggioranza o di opposizione. Quello che noi diciamo è la concertazione su provvedimenti di questa portata che insistono, ob torto collo, sulle nostre attività, è un elemento che va tenuto presente, fondamentale, fondante, perché su quei tavoli possiamo dire la nostra e dare eventualmente dei suggerimenti che possono essere considerati o non considerati, ma almeno ci sia data la possibilità di fornirli. Cara Luciana, non mi si venga a dire, come dicevo prima, che sia un provvedimento di emergenza, perché tutti noi e tutti voi giornalisti che fate egregiamente il vostro mestiere avete annusato nell'aria questo provvedimento negli ultimi 3 giorni, d'accordo? Quindi vuol dire che tutti sapevamo che qualcosa stava per succedere, ma noi ci siamo rifiutati a priori di credere che sarebbe successo senza una condivisione con noi. Se voglio fare un esempio, faccio un esempio concreto. Il sindaco di Taranto, Merucci, ha fatto un provvedimento molto simile da circa 10 giorni a questa parte. Le nostre categorie, come le altre, dei colleghi e i sindacati, sono stati chiamati tutti intorno al tavolo a discutere questo tipo di provvedimento. Altrettanto è successo a Bari, se non mi risulta sbagliato. Quindi il punto non è quello. Il punto non è cosa c'è dentro l'ordinanza. Possiamo fare 19, 20, 18, non è questo il punto.
Il punto è: consentiteci di essere collaborativi, come siamo sempre stati in maniera professionale, tutti quanti noi, seduti a questo tavolo, le 450 persone che ci sono dietro e le migliaia di dipendenti che ci sono dietro queste 450 persone, quindi consentiteci di dire la nostra, in maniera costruttiva. Non siamo mai distruttivi. Noi siamo sempre per costruire i ponti e abbattere i muri. Questo è il punto vero, ma ci deve essere data la possibilità di farlo. Noi ci siamo incontrati con lo stesso Massimiliano ieri mattina per firmare un importante protocollo d'intesa sul quale abbiamo preso il nostro impegno come associazione. Nessuno ci ha fatto cenno di questo provvedimento. E torno a dire, io rimango sui dati oggettivi. Non credo che ci sia stata un'esplosione di contagi da mercoledì a giovedì. Quindi o qualcuno ci dice cosa è cambiato da mercoledì a giovedì, oppure qualcuno ci dica che i nostri negozi non sono in grado di essere collaborativi. E allora sì che cambieremo atteggiamento. Pretendiamo rispetto, Luciana. È diversa la storia. Pretendiamo rispetto, perché noi stiamo facendo sacrifici. Non ci può chiedere il sindaco sacrifici in questo momento. Noi li stiamo facendo da 8 mesi. E siamo leggermente stanchi. Abbiamo bisogno di prospettive. Abbiamo bisogno di una pacca sulla spalla. E quando queste osservazioni le abbiamo fatte al nostro sindaco e alla giunta per iscritto nel mese di maggio, il sindaco ci ha risposto in malo modo. Noi non dimentichiamo. Ci ha detto che noi forse dimentichiamo di sederci ai tavoli. A quali tavoli? A quelli del bar? Noi non ci sediamo ai tavoli del bar. Noi ci sediamo ai tavoli istituzionali. Questo deve essere chiaro a tutti. Al sindaco come componenti della giunta. Poi se qualcuno non fa bene il proprio mestiere, prendesse le dovute decisioni, le responsabilità, si assumesse le responsabilità. Noi ci assumiamo le nostre nel cercare di prevenire i contagi e di tenere al sicuro i clienti che entrano nei negozi, ma soprattutto prima di loro i nostri dipendenti e i titolari stessi. Se facciamo quello siamo in grado di garantire la sicurezza anche ai nostri clienti. Spero di aver risposto. Ok, Roberto, se tu hai terminato, io prima dei colleghi volevo chiedere se Confesercenti Oreca volevano intervenire. Noi appoggiamo al 100% tutto ciò che è stato detto da Roberto. Lo stesso discorso con Orega, puntualizzando solo un altro aspetto. Le nostre attività sono chiuse, lavorano diciamo al 20% del proprio potenziale da oltre un mese, e ciò significa che nelle nostre attività non ci sono stati contagi. Quindi non siamo noi i responsabili di quello che succede nelle campagne. Maggiori controlli, se sia possibile farli, ma siccome si è visti che i controlli non possono essere fatti per mancanza di personale, scaricare su di noi questa responsabilità, ripeto, appoggiamo tutto quello che ha detto Roberto, non ci siamo assolutamente, tutto qui. Responsabilità che è stata ulteriormente sottolineata, consentitemi, perché oggi diciamo così, noi non siamo distruttivi, però a questo punto un po' di precisazioni bisogna farle, perché riteniamo anche fuori luogo che qualsiasi componente della giunta comunale si prenda la libertà di commentare via social il fatto che è piaciuto agli avventori martinesi fare cresime e comunioni, quasi come a dire in maniera surrettizia che c'è una responsabilità correlata nell'ambito dell'aumento dei contagi. Questo è molto grave. Si prendesse la responsabilità, chi l'ha detto, forse di chiedere scusa anche ai ristoratori, perché evidentemente non c'è una colpa da assegnare a qualcuno. Ergo, è il caso che siamo chiamati, quando è necessario, a cercare di dare il nostro contributo operativo. Grazie Roberto, entrambi, grazie Andrea. Io non so se Luciano vuole fare delle domande, o Ottavio che è connesso con noi, o gli altri rappresentanti dei commercianti. Possiamo anche ascoltare Ottavio, io magari mi riservo una domanda alla fine, se c'è Ottavio che vuole intervenire. Beh, riempiamo questo spazio. Io noto nel presidente di Confcommercio un risentimento quasi del fatto che non siate stati convocati, no? Perché si parla più
di concertazione con l'amministrazione comunale e non di accettazione di questa ordinanza. Perché, ecco, però io la domanda che vorrei fare proprio sul tipo di ordinanza dei negozi, no? Perché è anche presente Confesercenti, io mi scuso perché sul titolo non l'abbiamo specificato. Ecco, per un'attività commerciale, la chiusura alle ore 19 anziché alle 20, alle 20 e 30 può danneggiare, per carità, utilizzare il termine danneggiare in questo momento, siamo un po' tutti danneggiati, perché se non lavorano i bar non lavorano i negozi di abbigliamento, se non lavorano i negozi di abbigliamento non lavorano i ristoranti e così via discorrendo. Però la chiusura alle 19 può ancora ulteriormente danneggiarvi? E questa è la domanda. Guarda Luciana, ripeto, non è svicolare, ma bisogna tornare sul pezzo, sul punto. Se noi siamo chiamati preventivamente, ci sediamo al tavolo e concertiamo qual è il modo migliore per omogeneizzare gli orari, anche quelli legati alla grande distribuzione, quindi i supermercati, con i quali abbiamo fatto un lungo ed egregio lavoro di costruzione di unità anche nei confronti dell'amministrazione comunale riguardanti gli orari e soprattutto i giorni di apertura e di chiusura, come mai si era verificato su questo territorio. Quindi la stranezza è proprio questa, che non riusciamo a comprendere. Ma purtroppo, io invece ribadisco, c'è un altro tema che è molto delicato, no? Che dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, perché oggi le cose sono sotto gli occhi di tutti e i commenti li stanno facendo tutti, che anche in altri momenti, in altri casi, la mancata concertazione è stata un elemento fondante dell'amministrazione. Vuoi che ti faccio un esempio? Così apriamo anche un altro capitolo, che magari ci dedicheremo a una conferenza stampa apposita o quando e dove vorrete parlare anche nei confronti pubblici con l'amministrazione comunale. C'è un progetto legato alla pedonalizzazione di Corso Messapia, alla rigenerazione urbana di quel pezzo di territorio. Noi ci siamo trovati di fronte a un progetto confezionato che ci è stato sottoposto per le vie brevi e sul quale noi solo in maniera fortunosa abbiamo potuto fare qualche osservazione. Abbiamo scritto in due riprese all'amministrazione comunale, ormai da settimane, non abbiamo ricevuto ancora una risposta. Abbiamo necessità di risposte, altrimenti continuiamo a pensare di essere invisibili nel momento in cui chiediamo un confronto. Siamo però visibili quando il mirino deve essere puntato e il grilletto deve essere sparato. E a noi non va bene. Non esiste. Il commercio, le attività della ristorazione sono il pilastro di questa città insieme al settore tessile e meritano un rispetto adeguato. Perché ci sono competenze che noi mettiamo al servizio di questa amministrazione, non contro. Quindi ci aspettiamo confronti e risposte. Grazie Roberto. Se mi vuoi dire, scusami, allora faccio un altro passaggio, perdonami Massimiliano. Se mi vuoi dire cosa c'è che non va nell'ordinanza sindacale, possiamo entrare sull'italiano, sulla sintassi. Lì magari ti dico qualcosa, perché i colleghi della ristorazione mi dicono che ristorazione a domicilio vuol dire che alcuni dei signori qui presenti, come tutti i loro colleghi, possono andare a cucinare a casa delle persone. Se invece l'amministrazione, la giunta, intendeva il sindaco, intendeva consegna a domicilio, beh allora c'è un refuso che forse va corretto. Ma mi limito a questo, perché non voglio fare né il professore, né il mio costume, e magari lo faremo in altra sede. Prego. Allora, Ottavio Cristoforo mi comunica che non potendo parlare, credo che abbia, come si può dire, il microfono disattivato o non so cosa, mi chiede un commento da parte tua in merito alle dichiarazioni di Pasquale La Sorsa che ha fatto l'altro giorno su Facebook in merito al mercato settimanale. Che cosa ne pensi di questa affermazione? Leggo testualmente il messaggio di Ottavio. Puoi chiedere a Roberto cosa pensa delle dichiarazioni di La Sorsa in merito al mercato settimanale che si era svolto solo 24 ore prima dell'ordinanza? Cosa ha detto rispetto al mercato settimanale? Scusatemi, riportatemi la dichiarazione dell'assessore La Sorsa perché purtroppo mi è sfuggita. Lo cerchiamo un attimo su Facebook, sì. Nel frattempo se qualcun altro dei commercianti vuole intervenire mi dà anche il tempo di trovare la dichiarazione.
Ovviamente all'aperto non si diffonde il virus come al chiuso, quindi nei negozi è pericoloso, il mercato può stare aperto. Ma io aggiungerei, guarda Massimiliano, se vogliamo fare un po' un passaggio su un altro livello, la nostra categoria nella fattispecie in questo momento si trova da 8 mesi a questa parte tagliata fuori da ogni tipo di previsione governativa o regionale nell'ambito dei ristori, ecco ormai va di moda questo termine, no? Ristori da marzo che sentiamo parlare di contributi, di situazioni varie, eccetera, eccetera. Molti di noi, la stragrande maggioranza di noi, diciamo così, ha assistito solo ed unicamente ad un rinvio to cure delle scadenze fiscali, alcune di mese in mese, alcune di periodo in periodo, ancora non sappiamo quando le dovremo affrontare in concreto e ovviamente trovandoci in questo limbo della zona arancione rispetto alla zona rossa siamo stati tagliati fuori anche da provvedimenti concreti che in altre regioni d'Italia sono stati invece portati avanti. Quindi siamo un po' confusi, non riusciamo a capire qual è il livello di drammaticità che c'è sul nostro territorio. Intendo quello martinese più allargato, quello della provincia e poi forse anche quello della regione. Non riusciamo a capire qual è la gravità della situazione. Ok, questa assenza di informazione chiara, questo lo dico io, cioè lo dico molta confusione. È un problema serio che ci portiamo avanti da marzo perché è la regione che gestisce tutte queste informazioni e non ha individuato ancora un modo, come si può dire, efficace per condividere con le comunità quello che davvero sta accadendo. Ma credo che nell'assenza di informazioni fondamentalmente si nasconda anche una serie di importanti inefficienze. Pasquale La Sorsa, per ritornare a quello che chiedeva Ottavio prima, scriveva su Facebook ieri: ormai dovrebbe essere chiaro, il virus si propaga più facilmente in ambienti chiusi che in spazi aperti. Più in una scuola che in un prato, più in un ascensore che nelle scale, più in un laboratorio che in un drive-thru, più in una stanza chiusa che in una stanza con le finestre aperte. Eppure c'è ancora chi ritiene che il mercato per strada sia un luogo di trasmissione del virus. Io no. Ecco, l'ho detto. È uno dei vostri, fondamentalmente. Prego? È uno dei vostri, dico, con un'affermazione. No, va bene. Massimiliano, capisco il senso della domanda di Ottavio, però onestamente faccio molta fatica a rispondere perché questo è un argomento molto serio. Quindi non sono un virologo, non sono un medico, non sono uno scienziato, sono un umile commerciante. Non mi permetterei mai personalmente di fare delle affermazioni di questo genere. Me ne prenderei una responsabilità enorme che sinceramente non sento di potermi prendere. Quindi ammetto la mia incompetenza dal punto di vista della conoscenza relativa alla diffusione di un virus, quindi mi astengo dal commentare. Va bene. Poi ci sono altre strutture anche che sono all'aperto, come il cimitero, voglio dire, no? Ma va bene, questo mi fermo qua. Allora, ricapitolando, fondamentalmente, commercianti riuniti in Confcommercio, Confesercenti, in associazione Orica e nei comitati di via chiedono con questa conferenza stampa di avere un po' più di rispetto a, perdonatemi il gioco di parole, rispetto alle ordinanze, anche quelle drastiche che sono state prese, e magari conoscere i motivi per i quali è importante chiudere un negozio alle 19 piuttosto che alle 20. Io non so se c'è qualcun altro che ha voglia di intervenire, perché siamo già oltre la mezz'ora. Ma io direi, scusami Massimiliano, prendo ancora la parola, direi che non sono, diciamo così, richieste lanciate così nel vuoto. Ci sono delle proposte costruttive che, come abbiamo sempre fatto quando ci è stata data la possibilità e hanno sortito effetti positivi sia nell'immediato che a lungo termine. Distretto Urbano del Commercio, per esempio, è una nostra creatura sulla quale abbiamo lavorato per anni prima di portarla in porto. Quindi non è che casca dal cielo, è una nostra creatura, sia a livello locale che a livello regionale. Per cui sono fatti concreti e importanti che testimoniano la qualità del nostro intervento quando ci è data la possibilità di metterlo in atto. Quindi non sono appelli gettati nel vuoto, non è un petto in fuori dove chiediamo rispetto come si faceva, voglio dire, da bambini nel momento in cui si litigava.
ci sono proposte costruttive e operative da mettere in campo, soprattutto nell'interesse della diciamo così, tutela sociale dal punto di vista sanitario. Quindi vogliamo dire e dare il nostro contributo, uno. Due, c'è un tema legato a possibili anche scenari di cui dovremmo parlare con l'amministrazione comunale per cercare di capire quali sono le esigenze delle aziende, perché noi abbiamo delle aziende in questo momento, come venire incontro. In altri comuni vicini, mi viene in mente Francavilla Fontana, mi viene in mente Mesagne, mi viene in mente, non lo so, altre città. Questo tema è stato affrontato ab origine, ex ante, e si è trovata una soluzione condivisa nell'interesse di tutti. E questo l'esempio. Fai riferimento. Convocare, diremo in quel tavolo, in quel momento, quali possono essere le nostre proposte, se saranno possibili portarle a termine o no. Ma ci farebbe piacere anche ascoltare delle proposte da parte dell'amministrazione comunale e non leggere soltanto ordinanze sindacali, che sono testimonianza di uno stato di emergenza, forse anche leggermente confusionale. Almeno questa è la nostra visione. Va bene, io concludo. Sì, Massimiliano, posso intervenire? Prego. Sì. Il mio presidente, mi sentite? Sì, vai. Il mio presidente non ha per niente bisogno di essere sostenuto, però voglio dire, volevo riportare alla memoria un avvenimento dovuto a un provvedimento di quest'estate. Siccome io ho sempre insistito col mio presidente a che avesse un dialogo continuo, no, con l'amministrazione, e lui fa bene a ricordare che ci vuole la concertazione, ma la concertazione, come dice giustamente il mio presidente, viene fatta sui tavoli istituzionali e non tramite social o nei bar o ai tavoli dei bar. Volevo ricordare un provvedimento di quest'estate, quando stava succedendo un bel po' di assembramenti, no, nel centro storico, e si adattò il sistema, no, di anziché chiudere alle 3 le attività diciamo del ristoro, ci fu un provvedimento che anticipava di un'ora, no, alle 2. Di conseguenza, anche dietro lamentele, no, degli abitanti del centro storico, perché c'erano comunque schiamazzi, c'erano assembramenti, c'era sporcizia, tutto il resto. A distanza di una settimana ci accorgemmo tutti che dopo la chiusura delle 2, anticipando la chiusura delle 2, i ragazzi continuavano a rimanere nel centro storico, continuando a fare assembramenti, continuando a fare sporcizia eventualmente, quindi il problema non fu risolto. Allora, giustamente, io ritengo un'amministrazione che, o perlomeno da persone sensibili, giustamente, come dice il mio presidente, no, che non devono essere sempre non dobbiamo essere sempre noi, no, a pagarne le conseguenze. Siccome non aveva avuto nessun risultato quel provvedimento, voglio dire, doveva essere dopo una settimana ritirato, quindi, e non è stato fatto. Ma se noi dovessimo eventualmente, no, aiutare per esempio l'amministrazione, sempre nel rispetto parlando, no, e fargli eventualmente notare certe situazioni, no? E ritengo che non sia neanche sbagliato poi eventualmente, no, se ci accorgiamo che con un provvedimento non c'è un risultato, no, e poterlo ritirare per non penalizzare, diciamo, una categoria. Non è che sia proprio che cade il mondo, o no? Poi, sostanzialmente scusami, cioè, Massimiliano, sì, però Roberto, voglio dire, se ci danno la possibilità, no, di interloquire con loro, no, come dici tu, sui tavoli istituzionali, noi glielo possiamo anche educatamente farglielo notare. Volevo, Nicola, scusami, perdonami, anche perché poi dobbiamo chiudere, volevo aggiungere dietro questa tua riflessione, che introduco un aspetto laterale che hai toccato, cioè quello del controllo del territorio. È necessario, per tenere le persone dentro casa, trasmettere un forte senso di paura e indurle sostanzialmente a evitare anche di
a questo punto di sostare davanti alle vetrine. Ma è davvero questo il modo o i provvedimenti da porre in essere per limitare la pandemia? Ma siamo davvero, diciamo così, solo noi nell'occhio del mirino? Insomma, noi viviamo un periodo, ripeto, particolarmente difficile. Quindi, Nicola, forse ha introdotto il tema del controllo del territorio. Certo. Quindi qualcuno ci dica, no, c'è da dire... perché i controlli, scusami Nicola, noi li giustamente li ospitiamo nelle nostre attività, da qualsiasi parte essi vengano. Quindi controlli della ASL, controlli di tutte le autorità preposte, non c'è problema, siamo sempre lì. Perché abbiamo un numero civico, abbiamo una partita IVA e siamo lì. Purtroppo però, a parti inverse, ci sentiamo invisibili. E questa è un po' la storia di questa... Ma io, Roberto, volevo, nel merito dei controlli, volevo anche far notare, per esempio, che secondo me, un'altra incongruenza, no? Dove ci sono persone che, o perlomeno categorie che vengono tutelate, categorie che non sono tutelate. E qua io mi chiederei, farei una domanda, per esempio, no, un'opposizione politica a questa amministrazione, dove sta, no? Perlomeno... Nicola, perdonami, però non è questo il tema in questo momento. Voglio dire, quello lo affrontiamo in altre opportune separate sedi. Io ho fatto una premessa all'inizio, scusami Nicola, perdonami, ma poi dobbiamo lasciare la parola a Massimiliano. Ho fatto una premessa all'inizio molto chiara. Queste nostre osservazioni non sono lo sgabello o il grimaldello per togliere o aggiungere poltrone da parte di chi che sia. A noi questo non interessa e non ci riguarda in questo momento. Sì. Noi non può essere, le nostre osservazioni non possono essere cavalcate da chi che sia. Che sia maggioranza, no, che siano... parlavi di controlli, Roberto. No, dico, perdono Nicola, poi tra l'altro non possiamo aprire un dibattito in questo momento perché giustamente poi non abbiamo il tempo, da parte né della maggioranza né da consiglieri dell'opposizione, perché onestamente i confronti, ripeto, vanno fatti sempre con proposte concrete ai tavoli all'uopo dedicati. Questo è il punto. Massimiliano, se vuoi proseguire. Per me, non so, io non consiglio, cioè nel senso che per me se non c'è nessun altro che deve intervenire o deve fare domande, io chiuderei anche qui perché siete stati bravi, puntuali ed efficaci. Quindi se qualcuno vuole dire qualcosa, parli ora o taccia per sempre. Assolutamente per sempre. Sei un po' un prete, Beh, uno deve avere un piano B nella vita. Ecco, Luciano, non ti sentiamo però. Un attimo, solo dicevo, no... Almeno per oggi posso anche restare in silenzio, più o meno sì, ho ascoltato attentamente quello che ha detto soprattutto il presidente Massa. La situazione credo che sia chiara, sono un po' perplessa, no, quando si parla di opposizione e maggioranza che non deve essere motivo di... Però intanto l'avete detto, no, che non vi siete sentiti considerati da questa... Ho specificato da alcuni. E coinvolti in questa ordinanza sindacale. Quindi il fatto è questo. Non... È un fatto concreto. Sempre un problema. È un fatto concreto di fronte al quale nessuno può dire il contrario. È molto semplice. Se qualcuno dice il contrario, siamo pronti a replicare ancora una volta. Lo faremo all'infinito perché, voglio dire, il dado è tratto, come si dice. Quindi siamo pronti a replicare in ogni momento, in ogni sede, non abbiamo alcun problema. Giusto per essere molto molto chiari, ma ripeto, siamo costruttivi. Ancora una volta, se saremo chiamati, diremo la nostra e daremo il nostro contributo. Su fatti concreti però, non su carte vuote o aria fritta, giusto per essere chiari. Va bene. Io direi che ci siamo, ripeto, ero in noi. Forse una domanda all'ultima, facciamola. C'è qualcosa che preoccupa i confesercenti, che preoccupa un po' tutti, no? Per quello che sarà il mese di dicembre. Che cosa vi aspettate dal mese di dicembre? Che cosa mai vorreste che capitasse, no? Perché l'ordinanza è fino al 3 dicembre, dopodiché scade e ce ne potrebbe essere un'altra. Il problema è che
penso che non dovremmo arrivare nella fase, nella zona rossa più che altro, perché si sente che tutte le altre regioni sono con RT in discesa, solo che oggi Emiliano ha detto che anche noi siamo in discesa, però vedendo queste ordinanze sembra che invece siamo in controtendenza delle altre regioni, quindi non vorrei che arrivassimo ad essere zona rossa in confronto a tutte le altre regioni che vanno così, perché con la zona rossa farsi dicembre in questo modo è, diciamo, una... La cosa, giustamente, come dice Andrea, ma la cosa che ci auguriamo soprattutto è quello che non ci siano ulteriori vittime su Martina, che veramente calino anche i contagi, perché è un dramma, soprattutto in determinate famiglie a una certa età, quindi questo è l'augurio principale che noi possiamo fare ai nostri concittadini, perché ricordiamoci che siamo un'unica famiglia, Martina Franca è un'unica famiglia, ma abbiamo la sensazione in questo momento che il senso di comunità si sia un po' perso, se dobbiamo lavorare solo affidandoci a, diciamo così, a strumenti coercitivi. Vuol dire che forse un po' di senso di comunità manca? Forse è una riflessione che dobbiamo fare un po' tutti quanti. Bene. Va bene, Luciana, io te la faccio direttamente a te, se non devi dire più niente io chiuderei qui. Possiamo chiudere qui e che dire, non ci si contagia nei negozi, diciamo questo, no? Che pensi Massimiliano? Se utilizziamo la mascherina, igienizziamo le mani, quello che insomma sappiamo già benissimo da un pezzo, possiamo fare gli acquisti tranquillamente e quindi sosteniamo i negozi. Io chiuderei così. Accettiamo volentieri la tua costruttiva osservazione. Ecco, sicuramente quello che possiamo assicurare è che facciamo la massima attenzione tutti quanti nella tutela della salute di tutti, perché questa è la cosa più importante. Per il resto ci siamo. Grazie. Grazie a voi di essere intervenuti. Ringrazio tutti, ringrazio i colleghi di Confesercenti, dell'Oreca, e ancora una volta grazie a voi. Grazie a tutti, io stoppo la registrazione, vi saluto e finisco la call. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.